Ciao a tutti da Roberto di Tecno Android, con me c'è Instax, Square, Link, una stampante portatile per smartphone e tablet che non si limita solamente alle classiche foto quadrate istantanee, ma che può stampare delle foto un po' più in movimento grazie ad una serie di sticker e di adesivi, ma anche ad una serie di effetti che si possono andare a guardare poi, dopo che la foto è stata stampata, con la realtà aumentata attraverso ovviamente l'applicazione della stampante di Fujifilm. Ma io non vi dico altro, vi do appuntamento subito dopo la sigla per tutte le caratteristiche e la recensione di Instax Square Link. Instax Square Link arriva nelle dimensioni di 105x127x37,5 mm, una stampante non leggerissima, pesa intorno ai 240 grammi, non è leggerissima, ma è comunque abbastanza trasportabile. Promette fino a 100 stampe con una sola carica, carica che avviene tramite la USB contenuta nella confezione protetta sulla superficie della stampante. Il tempo di ricarica inoltre varia tra gli 80 e i 120 minuti, con un consumo di energia di circa 3 watt. Da questa parte abbiamo la fessura da cui usciranno le foto stampate. Qui c'è invece il tasto che permette di ristampare l'ultima foto appena stampata per condividerla con chi vogliamo, e il tasto di accensione con il LED colorato. Uno dei consigli è quello di non andare ad aprire e chiudere il vano dove sono contenute le pellicole, perché se lo si fa si andrà a stampare una foto vuota e si perderà una stampa. La colorazione è la verde, c'è anche la colorazione bianca. Un prodotto dal costo di 149 euro che arriva con le cartucce da 10 stampe. Una confezione con 50 stampe può costare anche sui 50-60 euro. Le dimensioni della pellicola sono di 86x72 mm, mentre la foto è di 62x62 mm. Ci impiega circa 90 secondi per la stampa, ma può variare a seconda della temperatura e dell'ambiente. Il tempo della stampa varia a seconda della foto e dell'ambiente, ma in realtà da quando andremo a premere il tasto di stampa dall'applicazione, ora che è pronta, ci vogliono circa 2 minuti, e la batteria del prodotto permette di stampare circa 100 stampe dalla piena carica. La risoluzione della stampa è di 12,5 punti per millimetro, 318 dpi, e ha un livello di stampa di 256 livelli per colore. Le immagini supportate dall'applicazione sono le JPEG, PNG, AIFF e DNG, e il Bluetooth è di tipo 4.2. Ma andiamo a vedere un po' come funziona l'applicazione nel dettaglio. Abbiamo nella schermata home una serie di opzioni, come la possibilità di vedere il nome del prodotto, quante foto rimangono da stampare, la percentuale di carica della stampante, e inoltre le varie possibilità di stampa, come la stampa normale, la stampa in realtà aumentata e l'Instax Connect, che permette di inviare messaggi tramite foto. Possiamo ad esempio inviare un'immagine qualsiasi, scegliere il layout, mettere un commento, modificare il layout come si preferisce, aggiungere uno dei filtri provvisti dall'applicazione e andare ad esempio a sistemare come meglio si vuole la fotografia, ma si può soprattutto inviare, e si può scegliere chi inviarla tramite le varie app di social media. Un'altra cosa che si può stampare attraverso Instax Square Link sono gli scarabocchi o disegni o qualsiasi cosa si realizzi a penna o a matita sui vari fogli. Basterà scattare una foto dell'illustrazione, andare a modificarla a seconda delle possibilità dell'applicazione e andare a stamparla. Per personalizzare le foto si possono aggiungere una serie di effetti in realtà aumentata, come ad esempio una torta di compleanno, un'altra foto, un doodle o un testo o dello sfondo. Andiamo a vedere come si fa ad aggiungere un'altra foto. Qui possiamo scegliere un'altra foto da mettere, ad esempio possiamo mettere
un'altra foto identica a quella già scattata, scegliere la posizione del QR code e andare a vedere l'anteprima della stampa. Si può tornare indietro per sistemare la foto oppure scegliere i vari filtri. Andiamo a stampare l'immagine. Una volta che la foto è pronta, possiamo andarla a scansionare con l'app della fotocamera. Ci aprirà l'applicazione di Instax e vedremo l'immagine aggiunta in realtà aumentata. Potremo scegliere di andare a scattare una foto della foto e andare a ritrovarla nella galleria. Cosa dire dunque di Instax Square Link? È sicuramente un prodotto divertente che offre tante modalità di utilizzo, ma che ha un costo non proprio accessibile. Inoltre, le stampe per ogni cartuccia sono poche, sono circa 10, quindi bisognerà caricarle spesso nel caso venisse utilizzata con maggior frequenza tra amici e parenti. Il costo delle stampe può variare, si può trovare il pacco da 50 che costa sui 50 euro, ma ci sono anche le formule un po' più economiche. Un prodotto certo non accessibile, ma che è un'ottima idea regalo che si rivolge principalmente ad un target giovane, anche grazie non solo ai filtri, agli stickers, ma anche appunto alla modalità AR Print che permette di vedere in un secondo momento tramite QR code le stampe realizzate dall'applicazione e dalla stampante. Un prodotto giovane, simpatico, divertente, adatto a tutti in realtà e che può essere un'idea regalo molto apprezzata e molto divertente. Per il video di oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con me. Se vi è piaciuto potete lasciare un like, iscrivervi al canale e lasciare un commento. Grazie, alla prossima da Roberto.